4 giorni per raccontare il pane di Altamura in un programma dell'amministrazione comunale che si è articolato dal 16 al 20 ottobre in collaborazione con il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del pane di Altamura DOP e l'Associazione Panificatori. Un racconto dunque che si snoda a partire dalla Giornata Mondiale del Pane, nella storia dei forni a legna e tra le vie del centro antico, a teatro con la musica, nelle conferenze, nelle presentazioni di libri, nel sapore delle tradizioni, in un protocollo d'intesa con il comune salentino di Novoli, nel segno del pane che non è solo l'elemento identitario di Altamura, con la sua denominazione di origine protetta, ma anche un prodotto di unione, di festa e di promozione condivisa, un racconto che ha coinvolto panificatori, associazioni e cittadini. Il bilancio di le 4 giornate è stato positivo. Noi siamo felici perché, sai, quando organizzi e c'è un riscontro è positivo ed è bello averlo organizzato. L'amministrazione ci ha creduto in questo, ma non è perché abbiamo promosso noi il pane è un prodotto dei secoli, è conosciuto nel mondo come un prodotto altamurano di nicchia, importante, però diciamo noi ci siamo messi dall'anno scorso nella giornata della festa patronale, che è il 5 maggio di Sant'Irene, che anche quella vogliamo riportare, l'amministrazione è stata presente, la vogliamo riportare come negli anni i nostri genitori, i nostri nonni ci dicevano che la festa grande era il 5 maggio, e proprio per questo dai primi di novembre parte sia un progetto nelle scuole che sarà chiamato Chicco e Sale, e sia una commissione che alla seconda edizione, che a maggio, vorremmo posizionare nella nostra città una scultura del pane, una presenza diciamo fisica del pane d'Altamura. Anche la promozione del nostro prodotto, noi abbiamo investito, stiamo investendo anche fuori d'Altamura. Noi per esempio 9, 10 e 11 novembre come amministrazione comunale, ma oltre sia la cava dei dinosauri, l'uomo di Altamura, però noi portiamo proprio una vetrina, abbiamo uno spazio nella FIT di Venezia dove saremo presenti 4 giorni, e quello diciamo anche i panificatori, l'associazione, il consorzio abbiamo invitato giusto per diciamo promuovere anche fuori, perché diciamo l'interesse, ho detto e ripeto, è conosciuto in tutto il mondo, però diciamo la presenza fisica dell'amministrazione accanto ai panificatori, accanto al prodotto, per noi è molto importante. La conclusione nella convivialità di un forno acceso a Masseria San Giovanni, i luoghi di Pitti, degustando le specialità tradizionali dal pane alla focaccia, ha confermato la partecipazione della comunità altamurana di curiosi e di visitatori. Il progetto di questo antico forno nasce innanzitutto dalla mia cultura turistico-alberghiera. Ci fu un incontro con un dirigente di Costa Crociere anni fa, ma io avevo già realizzato questo forno insieme alla maestria di maestro Michele Caputo, che nel restauro di Masseria San Giovanni, iniziato nel 2001, ha fatto tutti gli archi di Masseria San Giovanni, e sentendolo parlare, ascoltandolo, la chiave di volta, i forni e tutto quanto, io dissi: maestro Michele, un giorno realizzeremo un forno a Masseria San Giovanni. Questa è la realtà, senza un fine economico, perché noi non panifichiamo, lo ribadisco, ma il fine di rendere al visitatore proprio il senso della cultura di chi viene ad Altamura. Perché noi come azienda turistico alberghiero ospitiamo ospiti stranieri, e cosa vuole conoscere uno straniero? La cultura, cosa si fa? Perciò noi portavamo ad Altamura, da Nunzio Ninivaggi, nei forni, a Di Gesù, a far visitare i forni di questa cultura del pane, che rimanevano sbalorditi dalla forma, dal gusto e tutto quanto. Perciò l'idea di realizzare un forno è per lasciare ai posteri un qualcosa che ormai sono sicuro mai più verrà realizzato, se non salvaguardiamo quello che è stato fatto. Però il fine di quello che è stato realizzato e fatto, volevamo lasciare testimonianza, tant'è vero che abbiamo realizzato documenti, filmati, foto, che proprio in questo momento stiamo preparando proprio la fine con un documentario, come possiamo chiamarlo, sì, documentario di quello che è stata la realizzazione di questo forno.
grazie anche alla collaborazione della dottoressa Damiana Santoro, che ha curato tutto quello che è la storicità di questo, anche proprio la cultura del forno e tutto quanto. Perciò questa immagine, e a breve realizzeremo, voglio dire, questo documentario per lasciarlo a chi verrà dopo di noi. E maestro Michele Caputo, con, voglio dire, veramente con la sua grande maestria, la sua cultura e tutto quanto, ogni tufo parlava di questa bellissima realizzazione che, voglio dire, ci ha dato grandissime soddisfazioni. Il contenitore, perciò il luogo, è legato un po' anche ad eventi culturali, ma sempre collegato alla nostra realtà, al nostro territorio. In effetti c'è anche una fossa granaria, perciò parliamo di territorio dove chiaramente nascondevano il grano nel periodo del dazio e quant'altro. Perciò il fine del nostro forno è finalizzato veramente a regalare e a vivere momenti tipo quello che stiamo vivendo oggi, di una bellissima realtà, del calore di quello che si viveva nei forni quando si portava il pane, quando si facevano le paste e quant'altro nei vari periodi dell'anno. E qui si respira aria, profumi, se vogliamo anche di un tempo passato, ma che sento molto vicino alla mia realtà. I forni ne ho fatto almeno una decina, 4 o 5 sono state demolite perché sono andati in pensione i proprietari e hanno fatto gli appartamenti per vendere. Gli altri fatti da noi già stanno ancora che lavorano. Uno a Via Corato, dentro una traversa, giù al boschetto, vicino alle scuole. Uno giù alle cappelle. Uno alla Via del Boncamino. A Pitti, giù alle grotte. E non me lo ricordo, ne stanno ancora un altro due, non me lo ricordo più. Perché io ho fatto i forni senza disegno. Venivano gli architetti, gli ingegneri, dice il disegno dove sta? Nel cervello. Il bilancio è positivo. La festa del pane da noi viene valorizzata grazie anche a Santa Irene, la nostra santa patrona, perché quello che vogliamo raggiungere come obiettivo è anche obiettivo di fede, obiettivo, è un obiettivo culturale, un obiettivo religioso. Ritornare alle tradizioni non significa ritornare indietro, significa conoscere il passato per poter interpretare il presente e poi proiettarsi nel futuro. Noi ripartiamo anche con i ragazzi delle scuole, considerando quel 20% del curriculum che è destinato allo studio del territorio. E nell'ambito dello studio del territorio ci mettiamo anche quelle che sono le nostre tradizioni, naturalmente rapportate anche al presente per poi, come ho detto prima, proiettarle verso il futuro. Io credo che la scuola può aiutare molto le giovani generazioni, ma può aiutare molto la società nel garantire proprio alle giovani generazioni la conoscenza e quindi il rapporto che ha poi con il territorio.